dolce terra baciata dal mare, tu sei ricca soltanto di sole, dell'azzurro del cielo del mare. Calabria, mia cara Calabria, più selvaggia e più dolce sei tu di colei che mi stringe sul cuore, di colei che mi parla d'amore. E tu che ti trovi lontano, al di là di quei monti e del mare, ricorda sempre che la tua terra t'accoglierà se tornerai. Calabria, mia cara Calabria, sei negli occhi di chi ti lasciò, sei nel cuore di chi s'allontana e nel mondo ti porta con sé. Buonasera amici telespettatori e benvenuti a quella che sarà l'anteprima della prima puntata di Calabria, mia cara Calabria. Dopo il successo ottenuto con la puntata zero, siamo tornati per deliziarvi con una serie di cantanti che saranno qui apposta per cantare per voi. Ma iniziamo subito e rientriamo nel vivo della serata con il primo ospite, che è Enzo Principe, che canterà Io me ne andrei. Sì. Bicchieri vuoti, vestitici che sopra il pavimento
passione, tocco ragione, ma dico di alla sera e la mattina. Io qui tu là a guardare il soffitto, come si può, come si fa. Io Dio però con le scimmie fuori, ma tanto so che non potrei lasciare lei, lasciare lei, lasciare lei. Io me ne vado. Riproviamo un'altra volta, non è detto e poi non si sa mai. Io me ne vado. Cominciamo dal principio tutto quanto. Per ricominciare e poi volare in alto. La parola fine non esiste, io me ne andrei, lo faccio sai, lo faccio sai. Vedrai, vedrai, ma tu che vuoi dicendo e voi. Porta no, no io non parlo più, tu resta a dormire tu, io sto affondando giù da solo. Ringraziamo il nostro primo ospite Enzo e adesso è la volta del nostro secondo ospite Gianluca Simone che canterà Donna Cannone. Questo nome coete le stelle un giorno, giuro che lo farò. Oltre l'azzurro della tenza, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone, d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Facciamo i miei superbi, il mio nome scintillerà, dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso un po' più vocante lo sottolineerà, e dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo il cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame e senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via.
corsia da un cannone, quell'enorme mistero volò, sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'atomo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. Na 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 na. E senza fame e senza sete, e senza aria e senza rete, voleremo via. Grazie anche a Gianluca, e adesso sarà la volta di Sarò Bella con Suona Chitarra. Chitarra, tu che sei la compagna di tante mie notti d'amore, suona chitarra, che hai diviso con me tanti applausi e le spine nel cuore. Ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o accompagni canzoni stonate tra il riso e il pianto. Oh mia chitarra, chitarra, quando dico parole d'amore alla mia innamorata, suona chitarra. Quando sto in compagnia degli amici fino a notte inoltrata, ti amo tanto, sia che tu dolcemente trasporti ogni mio sentimento, o se come un'orchestra diventi più forte del vento, o mia chitarra. Ti amo tanto perché tu mi ricordi le sere passate a cantare per la gente che non respirava per starmi a sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Thank you.
ti amo tanto, perché tu mi ricordi le sere passate a cantare, per la gente che non respirava per starmi a sentire, e sembrava che stessi facendo l'amore con te. Ti odio tanto per le volte che tu non vibravi più sotto le dita, e tenerti vicino così mi costava fatica. Eccoci qui dopo quest'anteprima musicale, ringraziamo per il momento Enzo, Ornella, Gianluca e anche Saro, poi ritroveremo ovviamente i nostri artisti nel proseguo della puntata. Buonasera Saro. Buonasera alla nostra Rosy. Ecco, questa sera, hai detto bene, uno spettacolo sarà, perché? Perché ci sarà, c'è per la prima volta in questa nostra avventura musicale ed appuntamenti importanti, la S. Roccella, un appuntamento che si rinnova di anno in anno,
ricordo la prima volta quando il Rocella ha vinto il campionato di eccellenza, il primo anno di Serie D, il secondo anno di Serie D, e questo è il terzo anno. Sarà sicuramente il quarto, il quinto, chissà se rimarremo qui oppure se andremo oltre la Serie D. Quindi questa sera guarda quanta bella gente. Abbiamo davvero un pubblico numerosissimo, soprattutto di sportivi, ma non solo. Parleremo della SD Rocella, ma anche di altre tematiche. Anzi, andremo a presentare subito il primo ospite per affrontare l'argomento e per poi ovviamente intercalarci ancora una volta nella musica, nella splendida musica che ci sta deliziando in questa seconda puntata, lo diciamo, di Calabria, mia bella Calabria. Bene, allora io un attimo solo. Per dire che ieri sera, ieri è stata una giornata magnifica. Il Rocella ha disputato un ottimo primo tempo, nel secondo tempo ha avuto un po' di leggerezza, diciamo così, si è trovata in svantaggio, ma poi la voglia, la determinazione nel finale, c'è stato un finale da cardiopalma. Non so adesso, io sono riuscito a cantare, ma pensavo dopo l'acuto che ho emesso ieri nella telecronaca, oggi non avrei trovato la volta giusta, ma comunque tutto è bello. E invece è in formissima, come abbiamo potuto un punto sentire. Che vale tantissimo, quindi, perché tenere un punto contro la capolista di ieri è stata un'impresa bella e molto bella e che rimarrà sicuramente nella classifica e nel cuore di tutti gli sportivi roccellesi che ormai sono affezionati a questa squadra, la amano. E ne parleremo proprio insieme. La punta ieri ce l'ha offerto Sorrentino con un bel colpo di testa dopo che la Ribbe aveva colpito per due volte il palo a traversa. Comunque, una bella giornata ieri, che speriamo continui così nel finire, anche se loro verranno qua, sicuramente noi porteremo tanta fortuna e li porteremo in alto. Sicuramente, noi glielo auguriamo di cuore, davvero. Noi allora continuiamo, presentiamo anche gli altri ospiti. Intanto saluto e ringrazio anch'io i componenti della squadra, ma anche Roberto Polito. Buonasera, dottor Polito, pardon, che è presidente del Circolo della Locride dell'Associazione Medici in Africa. Ecco, io partirei subito con il dottor Polito. Io intanto voglio ringraziare la nostra splendida... Assolutamente sì, hai fatto benissimo, Saro. Giuliana, ecco, che si è dimostrata già di essere nel pallone, nel senso che lei è una figlia, nipote di un grande arbitro, Cecco Curtà lo ricorderà, Panzino che ha arbitrato in Serie A, tu forse non lo ricordo. Comunque si vede che è già entrata nel clima del pallone, infatti stasera chissà se rivolgerà qualche domanda a qualche giocatore, bei giocatori abbiamo questa sera. E allora ricordiamo comunque Giuliana che è Miss Sotto le Stelle, ma soprattutto Miss Un Volto per Telemie, quindi infatti onorati di averla in nostra compagnia. Dicevo allora, dopo aver salutato il dottor Polito, io partirei proprio con lei di questa associazione importantissima che opera, dicevamo, il Circolo della Locride, opera in una parte dell'Africa. So che lei, dottor Polito, anche sui nostri canali ha parlato spesso di questa associazione, magari vogliamo ricordare a quei pochi che non l'hanno seguita precedentemente di cosa si tratta esattamente. Innanzitutto voglio salutare tutti i telespettatori, voglio ringraziare Sarobella e anche la presentatrice, i conduttori che mi ha ancora invitato a questa trasmissione. Saluto tutti gli ospiti e mi compiaccio con i cantanti che mi hanno preceduto. Io purtroppo non so né cantare né sono un bravo né so giocare a calcio. Quindi io già sono venuto altre volte, ho parlato di questa associazione che mi onoro di presiedere e coordinare, ed è il Circolo Medici in Africa. Adesso non mi attarderò a parlare di questa associazione perché già ho parlato diverse volte. Ma delle novità magari? Sì, brevemente dico che è un'associazione ONLUS che fa capo a Genova. E le novità sono che in rapporto al progetto che stiamo portando avanti, è che un progetto che va sempre avanti ed è quello dell'oculistica, perché non è che basta acquistare l'apparecchiatura e il progetto è finito lì,
perché le apparecchiature poi si usurano, le apparecchiature vogliono riparate, le apparecchiature vogliono cambiate, e quindi è un progetto che va avanti, e di questo io mi devo occupare anche in Italia col supporto del mio circolo. Il rapporto a questo fatto del progetto oculistica di Eninsua, della nostra associazione Medicina Africa, c'è da dire che adesso il problema che abbiamo è il microscopio operatorio. Noi per operare abbiamo bisogno di un microscopio operatorio, se no non si può operare. Io sono andato a settembre in Africa e ho fatto quello che ho potuto fare, sarei dovuto tornare a dicembre, però c'è il microscopio che adesso non va, e fino a che non viene sistemato questo microscopio non si può fare niente. Prima di ritornare penso che sia difficile che abbiamo un nuovo microscopio per la fine di dicembre, però può essere per gennaio. Con l'aiuto di miei colleghi siciliani, che sono esperte nel trapianto di cornea, abbiamo preparato anche un filmino, un clip video, per illustrare quali sono le nostre finalità, perché vogliamo questo microscopio, dove operiamo, e c'è anche scritto l'IBAN, che è un IBAN finalizzato per il microscopio, e poi c'è un segnato anche un numero di cellulare per chiamare e avere delle informazioni. Questo clip ve lo facciamo vedere adesso in questa trasmissione, penso che lo faranno vedere anche dopo, e qui verrà spiegato tutto quanto. Quello che io chiedo per questa povera gente disperata che adesso non può essere operata, perché non è che si può operare senza microscopio, cercare di aiutare inviando degli aiuti, una donazione liberale al Liban che è indicato, e se non si è sicuri telefonare al cellulare che si vede nel sottotitolo. Ecco, tra l'altro adesso noi possiamo proprio mandare in onda il filmato di cui lei parlava, proprio per mettere anche in evidenza l'IBAN importantissimo che lei diceva. Ecco, quindi importantissimo questo messaggio che divulghiamo attraverso la trasmissione, attraverso anche il filmato che abbiamo visto. Dottor Polito, ci può anche raccontare delle novità rispetto nell'ultimo viaggio, ecco, delle novità rispetto ai viaggi precedenti che ha fatto sempre in Africa, appunto nella zona? Da un punto di vista di come vive la gente, della povertà, ho trovato ancora più povertà in questo ultimo viaggio. Più povertà, c'è più gente che ha fame, e lì proprio si soffre la fame.
Una cosa che mi ha colpito facendo il viaggio di ritorno dalla missione fino a Tananarive, dove c'è l'aeroporto, e che è un viaggio di 15-18 ore, perché non è che si sa mai di preciso le ore che si fanno, perché il taxi blues ogni tanto scoppia una gomma, non va, si blocca il motore, e quindi bisogna cambiarla, bisogna fermarsi, eccetera, eccetera. Comunque in genere di 15-18 ore mi aveva dato lì la superiora della missione per il viaggio, dato che io ho paura a mangiare lì durante il viaggio nelle locande, che non possa venire qualche problema all'intestino, anche perché lì non è che ci sono aree di servizio e niente. E quindi mi aveva dato un po' di roba, anche mi aveva dato un bel sacchetto con pezzetti di torta, con pizza, pezzi di pizza abbondanti. Io gli avevo detto no, non ne voglio tanto perché non voglio mangiare durante il viaggio. Comunque lei dice no, portala, e me la sono portata nel viaggio. Io dico che faccio, adesso la butto. Comunque ho mangiato qualche cosetta, e poi quando ci siamo fermati perché le altre persone dovevano andare nella locanda a mangiare, io sono rimasto nel taxi blues. E allora lì intorno al taxi blues c'erano dei ragazzini che guardavano e chiedevano da mangiare, proprio morti di fame, che avevano una fame. E quindi dal finestrino gli ho incominciato a dargli della pizza, e se la mangiavano, non è che se la portavano a casa, perché avevano proprio fame e se la mangiavano in quel momento. E arrivavano sempre più persone, sempre dei bambini, e avevano quegli occhioni che ringraziavano, erano contenti, erano felici, e la voce si è sparsa e sono arrivati tantissimi bambini. A un certo punto ho finito tutto, avevo qualche caramella, gli ho dato la caramella, le caramelle, ho finito. Però loro erano felicissimi, e a un certo punto è arrivato un altro e insisteva che voleva, chiedeva soldi, però io a quel punto soldi glieli potevo dare, però non glielo ho dati perché penso che non bisogna dare i soldi, meglio il mangiare, perché i soldi chissà che andavano a finire. Questo per dire la fame che c'è in giro. E accettano il mangiare, lo mangiano subito perché avevano fame, si vedeva proprio dalla faccia, e questo mi ha colpito. E inoltre lì nella missione ci sono i bambini che hanno problemi di fame, che sono affamati, che sono disidratati, e che vengono curati anche nella missione, che è una missione ospedale dove vado io e dove c'è questa struttura oculistica. Polito. Quindi un racconto davvero toccante, anche emozionante. Ritorneremo appunto a parlare. E adesso è ancora un momento musicale, quindi passo la parola a Giuliana. È arrivato il momento di riascoltare il nostro Enzo, che ci canterà un'altra sua canzone. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo, ma se in fondo al cuore tuo, c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché, non devo più pensare a te, nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio, impazzisco senza te, impazzisco senza te, e ogni notte ti rivedo accanto a te. Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io.
lascia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te, ma se in fondo al cuore tuo, e c'è un ragazzo solo io. A chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te, impazzisco senza te, e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città da te, da te, da te, io correrei, anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, lo so, tu cercheresti me, anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Grazie. La canzone aiuta molto a vivere, ma i gol soprattutto ci fanno vivere, hanno altri che viviamo di sport, di calcio soprattutto. È il momento di sentire la voce principe di questa squadra, il presidente Franco Musco. Siamo... Buonasera a tutti, grazie per l'invito. La società non fa altro che ringraziare Telemia e la tua trasmissione. È difficile parlare di calcio dopo aver ascoltato le dichiarazioni del dottore Pulito, perché è traumatizzante capire e sapere come si vive in mondi diversi. Però noi siamo qui e dobbiamo svolgere e fare il nostro dovere. La nostra, tu lo sai benissimo, è una società, l'hai detto prima, che milita nel campionato di Serie D, è un campionato estremamente importante, interessante, e lo dimostrano tutti questi ragazzi che si trovano qui a partecipare alla tua trasmissione. Non è il potenziale di tutta la squadra, ma siamo intorno al 60-70%. È gente che viene da tutte le parti del mondo, perché noi abbiamo la capacità di essere internazionali, nel senso che ci vogliamo di giocatori non solo italiani, ma anche europei ed extraeuropei. Siamo riusciti a allacciare con delle società, anche brasiliane, degli accordi che ci permettono a un certo punto di utilizzare giocatori anche di quel continente. Il campionato è stato un revival, nel senso che noi siamo partiti un po' male, diciamo, anche perché l'organico ancora non era al 100%, e abbiamo dovuto un po' faticare per raggiungere finalmente, diciamo, la giusta dimensione. E il merito va principalmente ai vecchi giocatori del Roccella, che io non faccio altro che lodare continuamente. Ringrazio principalmente il mio capitano, perché il capitano del Roccella, Coluccio, il vice, i vice, perché io di vice capitani ritengo che a Roccella ci siano due che stanno nel cuore di tutti i tifosi. Uno che è in cosa mitica, Minici, e l'altro il nostro carissimo Momo, che abbiamo stasera qui vicino e che poi sentirete parlare. Vi renderete conto che sono delle persone che hanno una capacità intellettiva superiore alla normalità, che sanno parlare in modo molto svelto e dicono le cose con una puntualità e con una razionalità che talvolta ti sorprende. E noi con questi abbiamo quotidianamente un rapporto continuo. Rapporto continuo dettato principalmente da una dirigenza che segue puntualmente, giorno per giorno, tutti gli allenamenti, che fin quando può li segue anche nelle trasferte, anche lontane, però anche se talvolta i dirigenti non possono andare per motivi familiari o per motivi di salute,
c'è sempre un addetto alla dirigenza che praticamente si rende partecipe di tutte le necessità della squadra. Però non dobbiamo parlare soltanto dei giocatori, ma dobbiamo anche ricordare qui lo staff tecnico. Uno staff tecnico che fa come caposaldo, noi abbiamo Ciccio Galati, lo chiamo Ciccio in modo affettuoso, perché al di là del fatto di essere un allenatore di capacità notevoli, è anche un carissimo amico, fraterno, nel senso che noi domenica stessa l'abbiamo premiato per le sue 100 presenze in Serie D. E io gli ho detto, fin quando c'è questa dirigenza, tu da Roccella non ti sposterai mai, perché tu sei il nostro riferimento. E insieme a lui, come non ricordare il mio figlioccio, Cecco Curtale, un ragazzo di capacità straordinaria che io ho avuto la fortuna di crescere da bambino, perché le nostre famiglie erano legatissime, e per cui io lo ritengo un mio figlioccio, anche se talvolta divento un po' monello, perché ha questa caratteristica di essere un po' monello. E poi la dirigenza. Io quest'anno fungo da presidente, però ti devo dire che siamo 5-6 amici fraterni, che praticamente ci divertiamo a stare insieme. E abbiamo stabilito che il presidente lo farà ogni anno uno diverso di noi. Però fin quando abbiamo queste prerogative e continueremo con questo indirizzo, io ritengo che la fortuna del Roccella sarà sempre ottima. Però non mi fermo qua, perché voglio dare anche la parola agli altri, perché altrimenti non si finirebbe mai di parlare, anche perché è necessario parlare anche non solo della prima squadra, ma di tutto quello che è l'organico roccellese, che parte dai primi calci per arrivare alla juniores attraverso una serie di manifestazioni che conglobano oltre 100-150 persone tra giocatori e tecnici. E adesso un pensiero e un omaggio ad una nobile donna che ci ha lasciati, Anna Cordì, che è deceduta nei giorni scorsi, mamma del nostro amico grande Franco Muscolo, che io ho conosciuto tanti e tanti anni fa, quando frequentavo le scuole elementari. È stata la mia maestra, una donna esemplare, buona, affabile, generosa, una maestra che si faceva ammirare per la sua bontà, per il suo straordinario modo di insegnare. Avrà sicuramente a quest'ora incontrato suo marito, Angelo Muscolo, professore di inglese, mio professore alle scuole medie. Il genero, avvocato Giuseppe Tassone, marito di Maretta Muscolo, per tanti anni presidente della squadra di calcio e per tantissimi anni sindaco della città di Roccella. Avrà sicuramente abbracciato il suo adorato figlio Ninetto, che ci ha lasciati in pieno della sua gioventù. Ninetto, un ricordo meraviglioso, un giocatore di altissimo valore tecnico e agonistico, corretto e generoso, un uomo vero sia in campo che fuori. Ed io mi sento onorato di aver giocato con lui per tantissimi campionati con la squadra della Roccella. Ci incontravamo spesso qui, all'Idola Calura, quando eravamo giovani. Si ballava e cantava allora Amedeo Baraldi. E lui, Netto Muscolo, chiedeva al grande artista Amedeo una canzone che lui gli dedicava con piacere. In questa sera cercherò umilmente, ma con tutto il cuore e con tanto amore, di dedicarla a lui. La canzone eternamente, sicuramente da lassù Ninetto apprezzerà questa mia umile esibizione. Thank you.
tu sarai, con te sarò. E nell'aria e nelle cose tutto intorno a me ci sarai tu, soltanto tu, ancora tu. Sempre tu lo sai, ti attenderò. Se mi chiamerai, da te verrò. Finché un palpito di vita sentirò nel cuore, sarà per te, solo per te, amore. Complimenti anche per il bel pensiero che hai avuto, appunto, nei confronti di questa pensiero, persona. Per una famiglia che ammiro, che è un mirato e che ammiro sempre. Bene, allora io passerei, continuerei sempre con l'S di Roccella. Diamo la parola adesso al vicepresidente Rocco Agostino. Ecco, grazie, me ne è passato Rocco, il microfono. Ecco, buonasera a tutti. Interviene sempre per... Io, Saro, dopo le parole che hai detto... E l'elogio e i ricordi che hai fatto poco fa, non ti nascondo che un brivido mi ha attraversato il cuore perché sai l'amicizia che ci legava e mi lega tuttora a Franco e a Ninetto che non c'è più, perché quei ricordi passano sempre attraverso la mia mente, la nostra mente, e ti posso dire che i ricordi aiutano a vivere. E ti ringrazio per averli citati in questa trasmissione. Ma parliamo di calcio, che questa trasmissione è dedicata anche alla nostra società, alla nostra squadra. Beh, io non per andare contro le parole di Franco, che poco fa citava che finalmente siamo nella posizione in cui meritiamo. Credo che a questo punto ci sta stretta la posizione in cui ci troviamo oggi. Abbiamo sì iniziato un campionato non in perfette condizioni sia fisiche che di organico. Abbiamo avuto purtroppo delle defezioni e degli infortuni che ci hanno penalizzato. Ora io credo che l'organico è quasi completo,
che arriveremo veramente a raggiungere quel posto che veramente meritiamo, cioè l'alta classifica, perché la nostra è una squadra che gioca a calcio, è molto preparata, del resto abbiamo uno staff tecnico già citato da Franco, preparatissimo, e credo che presto usciremo fuori da questa posizione che già ci vede in una posizione migliore rispetto all'inizio del campionato, ma il nostro traguardo è andare sempre più in alto e credo che raggiungeremo nel proseguo del campionato posizioni sicuramente migliori, quelli che meritiamo del resto. Ecco, nelle ultime quattro gare avete ottenuto ben 8 punti, se non sì, sbaglio, vero? 8 punti. Due vittorie. 8 punti e ci stanno stretti a mio avviso, perché giovedì siamo andati a giocare con la Sarnese, abbiamo con il Sarsale, abbiamo condotto per 80 minuti una partita giocata in un campo che parlare di calcio o giocare a calcio in un campo del genere veramente è un terreno difficile, cioè terra battuta, non c'era terra battuta e credo cemento pure, no. Era un campo impraticabile. I nostri ragazzi sono abituati fortunatamente ad avere un terreno di gioco in erba sintetica, sanno giocare a calcio e non hanno potuto esprimere le loro doti e le loro qualità. Per 80 minuti abbiamo tenuto la partita, poi un calcio di rigore, dalla mia posizione io l'ho visto dubbio, comunque è il rigore quando arbitro fischia, quindi abbiamo accettato questo risultato. Ieri abbiamo giocato contro la prima in classifica e secondo me questa differenza io non l'ho vista in campo. Io ho visto una squadra, la nostra, che ha dominato per i primi 45 minuti e ha fallito 4 occasioni da gol, dico 4 nella prima frazione di gara. Non riesco nemmeno io a spiegarmi come abbiamo sbagliato quelle azioni da gol. Ma tu hai giocato, quindi sai che è facile sbagliare. Sì, è facile sbagliare. Però, oddio, è facile. Se fossimo stati più concentrati e più decisi, avremmo sicuramente fatto gol. Nella seconda frazione di gara, un infortunio della nostra difesa, diciamo, in generale, ci ha penalizzati e siamo andati in svantaggio. C'è stato un attimo di sbandamento psicologico e quindi sai che quando ti manca la testa anche le forze cedono, però i ragazzi hanno reagito bene, i ragazzi hanno messo il cuore come al solito, la passione, abbiamo creato innumerevoli azioni da gol, con il nostro Laribbi abbiamo preso un incrocio di palle su una punizione stupenda, lui è un grande... Anche un palo aveva preso prima. Sì, e poi una grande parata del portiere. Alla fine, quando le speranze ci avevano quasi abbandonato, un colpo di testa su un calcio di punizione di Laribbi pennellato in aria, il nostro Sorrentino ha superato tutti con un colpo di testa micidiale, la palla è entrata in rete e la tribuna è scoppiata, i tifosi sono impazziti. Il grido di gioia è stato sentito a Cavologna Marina e a Giosa Marina. Direi di sì, perché è stato una liberazione, non meritavamo di perdere. Questo per quanto riguarda la prima squadra. Come sapete, noi abbiamo un organico che fa parte, come diceva il presidente, che parte dai primi calci e finisce alla Serie D. Abbiamo un under 18 che ci sta dando molte soddisfazioni, anche gli allievi, uno staff tecnico settoriale con un responsabile per reparto, sia nel reparto allievi sia nel reparto dell'under 18,
e grossi meriti vanno anche ai nostri dirigenti che accompagnano le squadre, Franco Costa, Nicola Toscano, Lupis. Stiamo cercando di dare un'impronta alla nostra società, un'impronta diversa, un'impronta che sia più professionistica che mai, per fare meglio e per portare avanti questa società che abbraccia un po' la Locride, diciamo, ecco, perché noi, come sai, da Reggio a Catanzaro siamo l'unica squadra che milita in Serie D e cercheremo di fare sempre meglio per portare avanti questo nostro progetto che di calcio, di lealtà, di onestà e cercare sempre di fare meglio possibile per il nostro paese. Ecco, poc'anzi Franco Muscolo ringraziava in modo particolare Cecco Curtale. Ecco, il tuo impegno è molto importante e determinante. È un monello, quindi non l'ho ringraziato. Quindi è molto importante, perché portare un giocatore si assumono delle responsabilità, soprattutto quando questo giocatore poi sembra non essere all'altezza per motivi non di tecnico, per altri motivi non essere in grado di essere titolare in una squadra. Ecco. I tuoi impegni però hanno sempre portato a dei risultati positivi e noi sportivi ti ringraziamo per il lavoro che fai proficuo a favore della S. Rocella. Sì, comunque ti ringrazio per le belle parole, è normale, comunque per chi non l'avesse capito il monello di turno sono io, a cui si riferiva il presidente. No, volevo semplicemente dire che praticamente io devo ringraziare la mia società perché mi dà sempre carta bianca, sicuramente fidarsi di un cattivo ragazzo come alcune volte lo sono io non è facile, però loro hanno questa pazzia e quindi bisogna accontentarli pure. Trovare i giocatori che rispondono sempre presenti non è facile, ripeto, né io né Mister Galati facciamo i maghi, andiamo sulle nostre convinzioni. Io domenicalmente, quando non seguo il Rocella, vado in vari campi a vedere o a cercare di capire o avere la fortuna di capire se qualche giocatore può fare al nostro caso, visto che, lo ripeto ancora una volta, la mia società per quanto riguarda il budget mi dà sempre carta bianca, però alcune volte, quasi sempre, penso che per giocare a pallone alcune cifre non esistono proprio per quanto mi riguarda, visto che ci sono padri di famiglia che mantengono tutta la famiglia con 1200 euro al mese, alcune volte ci ritroviamo di fronte a richieste di giocatori che superano pure le 2000 euro e anche se la mia dirigenza non mi ha mai bloccato in nessuna trattativa, penso che un giocatore a questi livelli è giusto che possa e debba pensare di andare avanti, però economicamente non possa venire con richieste esose. Quest'anno siamo andati come al solito a cercare di trovare alcuni ragazzi dei settori giovanili, tu citavi Giacomo Sorrentino che ieri è stato l'autore del pareggio, che proviene dal Sassuolo, e quindi come lui siamo andati, ripeto, a trovare i giovani che si vogliono mettere in mostra, qualche altro giocatore che proviene dai campionati minori, perché secondo noi hanno pure più fame venendo da campionati più piccoli rispetto alla Serie D. E quest'anno, come diceva il presidente Muscolo e il vicepresidente Agostino, c'è stata questa sinergia che ci ha fatto portare pure alcuni giocatori dall'estero. È la prima volta che ci cimentiamo in questo mercato. Al momento ci possiamo ritenere più che soddisfatti, visto che i ragazzi appunto che vengono dall'estero si sono dimostrati all'altezza della situazione, quindi ci stanno dando una mano insieme al gruppo storico che c'è già da qualche anno, come Coluccio, Laribbi, Minici, Canfri e qualche altro. Quindi pensiamo che anche quest'anno riusciremo a salvarci, noi ne siamo convinti,
Lo siamo stati lo scorso anno dopo 7 sconfitte di fila, che naturalmente sembrava un'utopia alla salvezza. A maggior ragione penso che quest'anno riusciremo a mantenere questa categoria, che come dicevano i miei presidenti, a noi fa piacere perché non rappresentiamo solo Roccella, ma penso rappresentiamo tutta la Locride, quindi a noi fa piacere essere rappresentanti di un territorio come il nostro, che ne possono dire di cose negative, penso che siano più le cose positive che abbiamo che le cose negative, quindi noi mettiamo quel piccolo tassello perché la Locride possa essere vista da questo punto di vista e non solo da quello sportivo come un esempio positivo per tutta l'Italia. Chiudere questa parentesi sportiva, perché dalle parole del presidente Muscolo mi è sembrato di capire che alla base c'è anche una grande famiglia, e questo è anche il segreto, diciamo, delle positività che poi si riscontrano anche in campo inevitabilmente. Sì, sì, io e o poi lo passo, può rispondere sì, passo la parola a loro. Io, il presidente Muscolo diceva che io sono un suo figlioccio, io lo considero un secondo papà come un altro papà considero il vicepresidente Agostino, ma non per qualcosa, perché sono persone che mi hanno cresciuto da quando ero piccolo, e poi la situazione da 2 anni a questa parte, quando sono subentrati loro in società, praticamente mi hanno ritrovato dentro, e anche se avessero voluto, per una questione di cuore e di pietà nei miei confronti, mi hanno riconfermato come direttore sportivo, perché eventualmente sarebbe stato brutto, no? A parte gli scherzi, ho avuto la possibilità di lavorare con loro calcisticamente, naturalmente, e le cose vanno bene, va. Come nelle migliori famiglie al 99% andiamo d'accordo, ogni tanto il figlio fa qualche stupidata, ma poi mi viene perdonato sempre. Della sua domanda, più che io voglio rispondere un giocatore. Benissimo. Perché così avrete la consapevolezza di come effettivamente stanno le cose. Allora. Passo la parola alla Rib. Benissimo, brevemente così. Salve, buonasera. Innanzitutto volevo ringraziare voi per l'invito che abbiamo ricevuto questa sera, e noi ci tenevamo ad essere presenti. Naturalmente volevo ringraziare il dottor Muscolo, il dottor Agostino e il direttore sportivo per le belle parole spese, non solo nei miei confronti ma nei confronti dei miei compagni di squadra, che giustamente tengo a citare. Siamo tutti quanti un bel gruppo, naturalmente abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio perché vuoi di paesi stranieri, vuoi il fatto che non ci siamo mai conosciuti, abbiamo avuto un po' di difficoltà, però piano piano poi ci siamo inseriti tutti quanti. Volevo presentarli, scusate se mi permetto. Allora, sai che fai? Dai il microfono. Cedo il microfono anche a loro. Comunque, ecco, fallo partire. Che si alzino così, nome, cognome e ruolo, vai. Your name. Alzatevi. My name is Stelios Nagas and I come from Greece. Io sono Gabriele Leoni, São Paulo, Brasil. Nahuel Sendin, de Argentina, Buenos Aires. Io sono Lucas, moro no Brasil. Sono Gustavo Elia e sono do Rio de Janeiro, Brasil. Rafael Monteiro, Rio de Janeiro, Brasil. Gli italiani dove sono? Sono Nicola Lombardo, sono di Roccella, faccio il difensore. Io sono Andrea Lombardo, sono di Roccella e faccio l'attaccante. Giacomo Sorrentino, contento di far parte di questa squadra e sono difensore del Roccella. Ecco, cosa hai provato? Scusami un attimo, cosa hai provato ieri? Quando hai visto. Sinceramente, pochi minuti prima, non so se si vede, ho avuto una botta in testa, quindi le immagini un po' sfocate le ho a dire, però il gol me lo ricordo benissimo. L'abbraccio sia del pubblico che dei compagni l'ho sentito, quindi.
anche dalla dirigenza ovviamente. Senti, ma quando la Ribbi si è portato sul pallone per battere un calcio di punizione? Io mi stavo ancora riprendendo dalla botta precedente, quindi sono stato l'ultimo a entrare in area e il primo a prendere la palla di Momo. È stata una fortuna, è stato bravo anche lui. Quindi hai detto metti la palla in rete, io l'ho fatto. È bello segnare, vero? È stato bellissimo, anche perché è stato il mio primo gol in Serie D, quindi... Oh. È stato bellissimo. Speriamo che ci siano tanti altri. Piacere, Rocco Mittica, e faccio il portiere. Bene, bene, Mittica, bravo. Quante belle parate, bravo, bravo. E allora? E quindi nell'attesa che il microfono, vi ringraziamo veramente tutti, sappiamo che comunque voi parteciperete più tardi ad un'altra trasmissione, quindi continuerete con il racconto della vostra bella esperienza. In attesa che arrivi il microfono, c'è una canzone che qualcuno vuole dedicarvi, passo la parola a Giuliana. Dopo aver parlato di calcio torneremo con la musica, infatti ci sarà Gianluca che si esibirà con Un'estate italiana. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo è una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e scioglie in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola, è dagli spogliatoi. Escono i ragazzi e siete voi. Notti magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Di magiche inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura.
un'avventura in più, un'avventura in più, un'avventura in più. La volta del cantante Enzo che ci canterà Non son degno di te. Non son degno di te, non ti merito più. E va bene così, me ne vado da te. Ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui volti di pietra può nascere un fiore. Vado da te, ma al mondo no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. Merito più, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Amore, grazie, grazie. Bravissimo davvero Enzo Principe, ecco, ti abbiamo ascoltato, i nostri telespettatori sicuramente hanno apprezzato le tue interpretazioni, ma parliamo brevemente di te perché tu sei partenopeo ma calabrese comunque di adozione ormai. Tu questa sera hai interpretato tre brani, tra l'altro non scelti a caso, Claudio Baglioni prima, Massimo Ranieri, adesso Gianni Morandi. Non scelti a caso, dicevamo, perché si concretizza il tutto, sono legati in un progetto di cui adesso tu ci parli. Sì, sono praticamente collegati in un progetto, diciamo, quasi unico, perché come tu ben sai, che già ci siamo già conosciuti nel passato, sono un leader di due progetti che sono Claudio Baglioni Tribute e Massimo Ranieri Tribute. Perché adesso abbiamo scelto questa terza canzone Gianni Morandi? Il fatto è che ci saranno delle date, dei concerti che farò il 26 a Napoli in un teatro,
e poi ci sarò il 29 a Crotone, dopodiché poi sarò un'altra volta qui a Catanzaro a febbraio. Praticamente faremo un giro di concerti e faremo la sostituzione, o meglio la sostituzione, daremo questo spettacolo dedicato ai Capitani Coraggiosi, che è stato talmente così, diciamo, di successo con questi due personaggi che era Claudio Baglioni e Gianni Morandi. E questa canzone, Non son degno di te, è stata proprio interpretata da questi due grandi artisti e abbiamo scelto noi come progetto di farlo anche noi questa cosa, perché abbiamo saputo che è sotto richiesta di tante persone che ci hanno cliccato di fare questo tipo di spettacolo, e abbiamo deciso di fare anche noi questo spettacolo fatto così come loro. Bene, in bocca al lupo allora. Grazie. Per queste date di cui ci hai parlato, ma anche per gli altri spettacoli, perché tu ti esibisci in diverse parti della Calabria e non solo. Ma a Roccella avevi mai cantato? Non so se siamo a Roccella oppure a Gioiosa. No, a Roccella adesso siamo. Sì, siamo a Roccella. Io ho suonato varie volte a Gioiosa in un posticino molto carino, Villa Santa Maria, non so se... Villa San Giovanni? No, Villa Santa Maria, sì. Due o tre volte mi hanno portato lì e io praticamente sono stato accolto da questi titolari, che poi tra l'altro lui si chiama Domenico, se non mi sbaglio, veramente caloroso fino alla fine. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, come citavo prima, ci sono questi concerti in giro da fare un po' per l'Italia, per il sud, perché poi andremo anche a Catania, dovremo fare Palermo, Avellino ancora, che non ho detto ancora, e poi ci saranno miliardi di serate in giro, perché ogni settimana sono in giro per la Calabria, Interland, sia a Catanzaro che a Reggio Calabria, in questi locali dove farò questi tributi a Massimo Ranieri e a Claudio Baglioni. Bene. Ecco, ma tu suoni uno strumento, se non sbaglio, vero? Io in verità sono due strumenti, la chitarra e il pianoforte, sono i due strumenti che in effetti ho sempre imparato sin da piccino. Buonanima mio padre aveva una pazienza unica ad insegnarmi il pianoforte, e dopodiché ho voluto prendere come insistenza ancora lo strumento musicale del pianoforte, e poi come autodidatta da solo ho imparato la chitarra. Allora ti aspetteremo prossimamente, quando con l'aiuto del nostro tecnico ti esibirai insieme alla tua chitarra. Sì, io a dire il vero volevo ringraziare veramente la regia, Antonio, anche l'audio che Luca, sono stati veramente bravi, eccezionali e molto professionali. Grazie a tutti e io vi ringrazio di cuore per questa bella presenza. In bocca al lupo allora. Quando potrai, verrai a trovarci? Spero di sì, perché no? A me piace le persone semplici e stasera ne ho viste veramente tante, veramente di cuore. Bene, grazie Enzo, allora, grazie Enzo Principe. Ecco, abbiamo sentito l'intervista di Enzo Principe, adesso sentiamo la principessa della canzone italiana, Ornella, che ritorna a cantare davanti alle telecamere dopo un bel po'. È un'emozione grandissima, veramente, perché dopo 10 anni trovarsi di fronte alle telecamere di nuovo, ho detto ma sì, perché no? Comunque a me è sempre piaciuto, quindi non è mai tardi, non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi per ricominciare. Adesso ci proporrai una bella canzone che ha vinto l'Eurovisione tanti anni fa. Cigliola Cinguetti. Spero di esserne all'altezza di queste bravissime, di queste cantanti molto molto famose degli anni 60. Allora aspetta, aspetta un attimo che poi canterà. Intanto sentiamo sentiamo Polito per completare la serata. Dottore, e allora? E allora quanti progetti? Siamo al secondo tempo, dato che stasera si parla in termini calcistici, siamo al secondo tempo. Niente, volevo ringraziare per questa iniziativa del microscopio dei colleghi. Infatti
ci sono anche dei colleghi che io ho cercato, perché non è che basta solo una persona per portare avanti un progetto, per portare avanti questa iniziativa in sua nel Madagascar, c'è bisogno di altri oculisti. Io sto cercando delle eccellenze, dei chirurghi bravi che sappia, e questi qua che si stanno anche occupando di questa iniziativa del microscopio sono dei chirurghi per trapianto di cornea, e devo ringraziare soprattutto il dottore Alberto Montericcio di Trapani e la dottoressa Pulvirenti Manuela, che hanno preso questa iniziativa di prendere il microscopio, perché ormai è in sfacelo il microscopio che noi abbiamo. E ringrazio loro anche perché sono già venuti in Madagascar, mi hanno dato una grossa mano, e spero che altri oculisti verranno. Questo oculista da Trapani è anche segretario della nostra prestigiosa, più grande associazione nazionale degli oculisti, che è la SOI. Quindi spero che lui ci dia un grande aiuto per questa iniziativa, perché tutto, torno a ripetere, non può essere retto da una sola persona, da me devo trovare altri, spero che altri, io ho fatto vari appelli, altri oculisti verranno ad aiutarci nel Madagascar, anche perché è difficile che degli oculisti vengano in Madagascar, lì in quella missione. Se sono oculisti giovani, magari hanno il problema che debbono lavorare in ospedale. Ecco, ora apro una parentesi breve, perché breve, si dice che noi dobbiamo aiutare la gente nel posto in cui si trova, quindi è bene aiutarli lì, sia da un punto di vista di insegnare, ed è quello che noi stiamo facendo, sia di operare lì, operare da un punto di vista clinico e chirurgico, ok? Però io direi che lo Stato dovrebbe dare la possibilità a quelli che sono ancora attivi e lavorano in un ospedale di poter venire, di poter aiutare, poter fare volontariato all'estero senza ricorrere alle loro ferie. Perché dicono: noi abbiamo le ferie, ci pigliamo le ferie per venire lì. Se noi potessimo avere dello straordinario per venire a fare del volontariato, verremmo. E quindi io colgo l'occasione per dire, per lanciare questa cosa: lo Stato dovrebbe pensare anche a permettere, a dare una licenza straordinaria quando uno va a fare volontariato nel terzo mondo, perché questo non esiste. Tutti mi dicono: dobbiamo sprecare le nostre ferie, come facciamo? Ecco, chiudo la parentesi e faccio un ultimo appello. Voi potete vedere nei sottotitoli, vedete sia l'IBAN sia info dove c'è il numero di telefono dove rivolgervi per avere delle informazioni. A quell'IBAN potete fare la libera donazione, e a questo proposito dico che quando la cifra è al di sopra dei 50 euro si ha anche una ricevuta che attesta che come libera donazione voi avete donato questo denaro, e questo può essere detratto non dall'imponibile, ma può essere detratto dall'imposta. Quindi penso che non sia un grosso sacrificio. Quindi io mi rivolgo a tutti quelli che lo possono, che gli esce di cuore, di fare questa donazione. Voi avete tutto lì, avete l'IBAN, avete il numero di cellulare. Vi ringrazio, vi auguro buon Natale e tante belle cose. Grazie, grazie. Allora, allora Giuliana. Dopo. Allora, intanto Ornella ci propone una bella canzone, abbiamo già parlato poc'anzi, una famosa canzone di Cigliore Cinquetti. Non ho l'età. Però tu ce l'hai l'età, ecco. Tu ce l'hai l'età. Dovrei averla. E diciamo che ha un'età molto tenera e molto giovane, quindi viva la gioventù. Ma poi chiederemo a Rocco e a Franco se ricordano qualcosa dei loro 16 anni. Vai con la canzone. Thank you.
lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Allora, ritorniamo al calcio, ritorniamo a Rocco Agostino. Rocco, questa esperienza di dirigente com'è stata finora per te? Devo dire che veramente questa non è la prima esperienza, perché no, no. Io già negli anni passati, sono che, dopo aver finito di giocare, consuntivo questa tua esperienza. Abbiamo sempre assieme fatto i dirigenti nel Roccella dei tempi passati. Ti dirò che questa è un'esperienza bellissima, perché un campionato di Serie D è emozionante. Sfioriamo, credo, il professionismo, se non addirittura siamo dentro il professionismo, e quindi ci si deve comportare da dirigenti professionisti. Capire le esigenze dei giocatori, dei tecnici, è un lavoraccio, un impegno enorme che richiede tempo e passione. Noi questo, il tempo ce l'abbiamo poco, la passione è tantissima, e speriamo di andare avanti sempre così, facendo sempre meglio. E ti ripeto, è molto bello, è un'emozione enorme. Domenica sarete impegnati dove? Domenica saremo l'ultima giornata prima della sosta del girone di andata, sì. Poi comincerà il giorno, poi riposeremo 20 giorni e andremo a Gladiator fuori casa, sperando sempre. Sì, è una trasferta lunga, ma del resto sono tutte trasferte lunghe queste della Serie D. E andremo lì sempre con lo stesso spirito. Certo. Con lo spirito di vincere. Sempre che la squadra si esprima molto bene. La squadra adesso si sta esprimendo bene, soprattutto in trasferta. E quindi noi andremo con il solito spirito, quello della vittoria. E ci aspettiamo, noi dirigenti ci aspettiamo i tre punti. Sinceramente ci aspettiamo i tre punti, che ci faranno fare poi quel salto che ci porterà ancora più lontano verso traguardi che meritiamo. Ecco, qual è il traguardo del presidente Muscolo? Perché lui aspira, già lo scorso anno, diciamo, prima volava in alto parlando di... Avrei il piacere
di completare il discorso che ha fatto il collega Polito in merito alla situazione che si vive nel Madagascar e alla difficoltà che incontrano i colleghi per andare a curare purtroppo quelle persone che hanno delle patologie particolari, perché loro si interessano principalmente, credo, di cataratta, no? E hanno la capacità, ridare la vista a persone che praticamente hanno un mondo oscuro, per cui fanno rinascere le persone. Quando lui però parlava dello Stato italiano che non è sensibile a questi problemi, io voglio ricordare al dottore Polito che purtroppo la situazione dello Stato, della sanità italiana, è già difficile per i fatti suoi. Tu vedi con le liste di attesa che c'è difficoltà per quanto riguarda la cura anche degli italiani stessi. Figurati se possono dare delle giornate retribuite per andare a curare persone di altri paesi. È un problema mondiale. Qui devono organizzarli, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, insieme a tutti gli stati del mondo dovrebbero progettare, creare dei progetti finalizzati alla cura di questi soggetti. Allora in quel caso si potrebbe trovare uno spiraglio e trovare la soluzione. Altrimenti è difficile, molto difficile, che praticamente lo Stato italiano possa autonomamente pensare di poter sovvenzionare questo tipo di sistema. Per quanto riguarda il progetto del Roccella quest'anno, diciamo, era partito in sordina, perché tu sai benissimo che le difficoltà dell'anno scorso ci hanno portati ad essere piuttosto cauti, fino a quando poi praticamente non siamo riusciti a ricollegare insieme a un progetto unico anche le persone che facevano parte della vecchia dirigenza, per cui si è creato un sistema societario allargato. Da questo sistema societario allargato poi è scaturita la nuova società, praticamente l'organigramma, e l'organigramma poi ha nominato il presidente. E da allora poi, partito con un po' di ritardo, abbiamo avuto delle difficoltà iniziali per poter impostare una squadra tecnicamente, organicamente completa. Ecco, diceva già benissimo Rocco, ci siamo quasi arrivati, altrimenti forse mancherà una o due pedine e siamo pronti nel mercato di dicembre di trovare la soluzione, riparare a questo handicap, e ritengo che col girone di ritorno noi possiamo fare un campionato esaltante. E i progetti, i programmi, che ne so, aspettiamo. Con i risultati che arriveranno, poi un passo alla volta. Ci rivedremo qui. Certo, dobbiamo ormai analizzare. Il nostro con Sarino è un incontro stabilito almeno 2-3 volte l'anno, per cui la prossima volta che verremo speriamo di dare risultati soddisfacenti. Siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata. Sì, prego. Ecco, finiamo. Sarino mi ha preso di sorpresa quando praticamente con quel trafiletto sulla mia famiglia e su una delle persone più care che può avere una persona, la madre, no? Quando lei ha parlato alla madre, ha parlato con parole talmente sentite che praticamente sono molto commoventi, per cui a un certo punto coinvolgono la persona che come me che è diretta interessata. Io ti ringrazio per quello che tu hai detto, credo e ritengo che quelle cose che hai detto sono veritiere, perché questa è la documentazione che ho attraverso anche le dichiarazioni di altre persone che l'hanno conosciuto, mamma mia, e grazie di tutto. Voglio ringraziare anche io Sarobella per averci invitati, e speriamo di rivederci presto con
con una classifica migliore. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Allora siamo alla fine. Allora Rosy, sì, salutiamo, sì, salutiamo intanto la dirigenza del Roccella, ma la squadra tutta che insomma ci hanno lasciato prima i ragazzi per andare a rifocillarsi. Ringraziamo il dottor Polito, ovviamente Giuliana che alzandosi in piedi ci fa fare una bruttissima figura, ma non importa. Ringraziamo anche Ornella. Sta benissimo, sicuramente sta molto bene. Ringraziamo davvero la parte tecnica che ci ha supportato anche quest'oggi. Io saluto il mio compagno di viaggi, Saro Bella. Ci rivediamo la prossima settimana. Alla prossima settimana. Grazie a tutti voi, buona serata, alla prossima. Buona serata. Calabria, mia cara Calabria, dolce terra baciata dal mare. Tu sei ricca soltanto di sole, dell'azzurro del cielo del mare. Calabria, mia cara Calabria, più selvaggia e più dolce sei tu. Dico lei che mi stringe sul cuore, dico lei che mi parla d'amore. E tu che ti trovi lontano, al di là di quei monti e del mare, ricorda sempre che la tua terra t'accoglierà se tornerai. Calabria, mia cara Calabria, sei negli occhi di chi ti lasciò, sei nel cuore di chi s'allontana e nel mondo ti porta con sé.